Hai fatto un bel lavoro tra una base e l'altra. A bomba? Sì, maestro, ma alza un pelo, non è che dobbiamo fare la cerimonia di il funerale di qualcuno. Alza un pelo. No, così troppo fischia. Proviamo. Ok, ho superato la barriera della morte. Aspetta un attimo, maestro, abbassa un pelo. Abbassa un attimo, maestro. Chi è che è morto? Che faccia avete, oh? Ora, ogni mezz'ora suonano le campane. Dun, dun. È il tuo momento prima o poi, te lo ricordano. Dun, dun. Già che siamo questa sera, sì, signorina, aspetta, anche la signora. Si ruba la sedia proprio. Non mi ha visto nessuno, se la ruba proprio a casa. Allora, dato che questa qua è una serata di gioia, poi arriverà anche il momento del dolore, ma questa è una serata di gioia, vi chiederei di alzare tutti qua. Ma maestro, un pelo di più? Mica avete scelto il maestro che c'ha dei problemi, è sponsorizzato dall'Amplifon, fai te, cioè. Alza un pelo, maestro. Mica, il microfono funziona bene, l'abbiamo provato bene. Allora, io vi chiederei tutti quanti di alzare... Ciao, no, te la faccio la foto, prego. Rimango anche fermo. Quanti sono di Bedonia tra di voi? Tira sulle mani, la signora guarda che ha obbligato la bambina a tirare sulla mano. Non ti vergognare di essere di Bedonia, tira sulla mano, dai! Ma quanti sono di Bedonia tutto l'anno, every year, 12 mesi proprio, 24H? Lui, tu col maglioncino verdicino, come passi l'inverno? Dove? Eh sì, parlo con te, certo, maglioncino verdicino, sei l'unico che c'ha maglioncino verdicino. E con chi cazzo sto parlando? Abbi pazienza. Vabbè, verifichiamo il colore del maglione, più o meno sul... Comunque, cosa fai durante l'inverno? Tutto il giorno. Porta i bambini a scuola tutto il giorno. Dai, siamo arrivati, torniamo a casa, adesso riandiamo a scuola un'altra volta, dai. Che non sappiamo che cazzo fare tutto il giorno. Dai, andiamo. Ma papà, sono 16 volte che facciamo oggi scuola a casa. Zitto! Tu che cosa fai durante, tipo, a parte, te ti droghi, scuola? Eh? Ah, beve, no, ci fa. No, che non vorrei fare brutta figura coi miei, io bevo e basta. Il signore mi guarda così. Dai, fammi ridere, coglione. Imbecille, dai, fammi ridere, vediamo se mi fai ridere. Tutti quanti sulle mani? Mescite! Quanti è che sono di Genova? Sì, però signora, non è un talk show qua, che io le chiedo, lei risponde, se no vado alla Maria De Filippi, ad Amici, che c'è la squadra dei bianchi, dei blu e fa il tifo. Qua, maestro, possiamo anche iniziare? Mi piace già la tachicardia, maestro. Non riusciamo vivi di qua. Sì, più bassa, maestro. Più bassa che quella del primo piano. Più alta, maestro, dai! Tutti sulle mani. Vai, maestro! Minchia, che serata, ragazzi. Dite cabri! No, aspetta, però. Ce l'avete con me, no? Sì, maestro. Maestro! Dite sapendo non mi portavo da fumare da casa, bravi, oh yeah! No! Possiamo andare avanti anche 25 minuti, intanto devo dire... E ho trovato un lavoretto che non è per niente brutto, vendo nelle case il bidone aspira tutto, è fatto dal sacchetto, che c'ho a disposizione quello che mi serve per la dimostrazione. Cicche, inchiostro, le cacche del criceto, ci rompo che sei uova sul bellissimo tappeto, oh yeah, oh yeah! Se mi firma il contrattino io faccio pulizia, se no vado a fanculo e se lo porto in editoria. Stop! Potete fare bordello ora! Tu quanti anni hai? Tu! Sì, perché hai gridato? Quanti anni hai? 27? Percepisci uno stipendio o rompi ancora i coglioni a tua madre e tuo padre a casa?
stai a casa, mangi, pisci, poi ti sporchi, tua madre ti deve lavare. E poi vai a scuola, prendi la nota, non gli dai una soddisfazione, vanno ai colloqui, ma suo figlio potrebbe fare di più, cosa potrebbe fare? Il muratore, forse questo. Vuoi che ti finisca così? Non piangere, ti prego. Dai 50 in su gridano così. Ormai siamo qua stasera, qualche fatto è fatto, tocchiamoci i coglioni che non è detto che arriviamo domani. Calma! 50 e la gallina? Caga! No. Quanti siete voi in compagnia? Ascoltami un po'. Chi è che ha detto 80 tra di voi? Lui chi? No, hai detto te! L'hai detto te! Io ti trascino a Forum! Dov'è che vai? Avete mai sentito parlare della fuga di cervelli all'estero? Vado ad Ibiza! Ah no, mi sono messo così perché penso di essere Sailor Moon, frate. Ma guarda che è un tipo, sto tecnico. Bonnie, prepara la macchina che stiamo per scappare. Limoni. Limoni, 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 non trombi mai. E non caghi nemmeno mai con tutti sti limoni, ma non ti importa. A te, che sei una ladra, perché mi hai rubato il cuore. Fantasia, a te, che mi hai spezzato il fiato e un dito giocando a pallavolo. A te, che mi facevi venire le farfalle nello stomaco anche se avevo mangiato i maccheroni, voglio dirti soltanto una cosa. TVB, anzi, TVTB, che in italiano significa ti voglio tanto bene. Lei risponde con ADPA, che significa ah, allora devi proprio andare. Adesso signorina faccio un passo avanti e iniziamo con i canti. Tutti sulle mani da vicini e da lontani. Storia nuova, quella di Bedonia. Stasera esco e mangio pesto. Dico quel che dico e ti detesto. Dimmi mi detesti, dimmi con i testi. Dimmi queste storie troppo vere. Un bicchiere, due bicchieri, tre bicchieri. Sì ma tutte quante queste sere. E andare in giro con Gabriele. Ti ubriachi, storia nuova, storia codia. E benvenuti qua a Bedonia. Tutti qua la piazza che si scazza, gente che riporta con passione, rime nuove, rime stile cantatore, rime con il fiore, adesso qua nessuno dice uno, oppure qua qualcuno ripete la mia musica, nessuno dico con amore, con il cuore, adesso io ti parlo ancora e dico abracadabra, bella gente, arriva Gabri Gabra, non porta scarpe Prada, io che arrivo dalla strada vi saluto e parlo con affanno, un bacio a tutti quanti, vi saluto, è il tuo compleanno, ma non il mio. Quindi vi dico addio, bella gente, saluto tutti quanti, io vi dico un bacio, bella gente, rieleggete Lodovico. Oh yeah, oh yeah, oh yeah.